Ma ringraziamo tutto il pubblico che ci ha seguito in queste due settimane d'agosto. Grazie, grazie mille, veramente tantissime visualizzazioni su YouTube. Guarda, è stata una cosa bellissima vedere le visite qua sotto in continuo aumento. Guarda come aumentano, Luca, anche adesso, guarda. Continuo. Poi è bellissima questa pagina di YouTube di Teleossola, guarda, in alto abbiamo il logo di Teleossola, sì, vedi, esatto, il bollino, sì, rosso. Sì, esatto, lui, sì. Lui. Qua accanto ci sono i video, però quei video non guardateli perché non sono... Guarda quella bella biondina. Ehi là. Qua sotto abbiamo i commenti insieme appunto, sì, alle visite. E qua abbiamo la piscina di Domo. Oh, bellissimo. Perché siamo qua alle piscine di Domo da due settimane a questa parte? Per Summer in Ossola, l'estate tutto solana con Luca e Andrea. E oggi di cosa parleremo? Parliamo di tecnologia. Oh, tecnologia. Quindi tecnologia che riguarda il mondo di WhatsApp, la nostra nuova moda, il nostro nuovo mezzo di comunicazione. Sì, i tag, i come si chiamano? Allora, guarda, gli hashtag. Io faccio di... Ecco, se ci fosse un hashtag adesso, sì, per questo programma. Vai. Asterisco, Summer in Ossola. Sì, poi sì. Asterisco Luca Andrea. Sì. Asterisco Fabio. Asterisco topless via la paura. Sì. Asterisco me la godo. Te la godi. Con il cloro. Con il cloro? Con il, sì, cloro. Va bene, non ci piace, d'accordo. Asterisco ancora bagnini muscolosi, fischietti in ogni dove. Perché i fischietti? Non lo so. Vediamo. E poi l'ultimo asterisco, occhiali azzurri di Luca. Oh, che tante cose sono i tuoi? Sì, sì, beh, sono i tuoi, sì. E queste sono le parole chiave dell'estate. Queste sono le parole delle chiavi dell'estate. E come sempre, come di consueto, ormai siamo già alla terza puntata, andremo appunto in giro a chiedere a qualcuno di voi che cosa ne pensate di WhatsApp, dei tag, delle chat e quant'altro. E poi, popolo, utilizzate Instagram. Lo utilizzate veramente? E Twitter? Quell'uccellino, dove lo fate andare? Va bene, dai, vi aspettiamo tra poco. Benvenuto, non mi dispiace ma ci sei caduto. Ora rispondi a tutto ciò che dico. E l'argomento? Non ha importanza cosa, quando, come. Vogliamo solo fare un po' d'animazione. E quindi gioca senza paure. Insieme a loro passerete le ore. E non temere per il sole. Sono Luca Andrea, le vostre vere ascoltature. Ma dove sono? È ciò che temo? Sorridi amico, sei un nurse Summer Domo. Terza puntata, Social Network. Il tuo rapporto con Social Network, Luca? Facebook. Facebook ce l'hai? Ho solo Facebook, altri social network non mi servono. E un punto in meno a tuo favore questo. Perché? Tu martelli tanto con Facebook? Io? Ah, sono fidanzato, avevo già detto prima, non martello io. Ah, ma martello. No, questa qua è la terza puntata, siamo già alla terza settimana d'agosto. Siamo ancora insieme alla tipa della prima? Ma non lo so, può capitare di tutto, non lo so. Lui ha detto che martella tantissimo con Facebook. Sì, io martello tantissimo con Facebook. Un continuo martello, boom, 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 boom. Ma come funziona? Ti piazzi in chat? Cerco tutte le tipe gnocche e gli mando ciao, 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 ciao. Prima poi qualcuno risponderà. Allora, su 100 persone quante ti rispondono? Ma tra 4 massimo, bovetta, per me. Tra 4, e tra cui sono tante volte uomini anche. Quindi c'è il rischio di trovare persone che hanno un'identità diversa da quella che dimostrano? Eh sì, guarda, Cartini, sembra uomo ma è donna. Sono donna in realtà. Ai ai ai, la rivelazione, abbiamo una rivelazione. In realtà sono una donna. E la sua morosa non è morosa, ma è moroso. È un uomo. Ma tu ti trovi bene comunque? Il mese è cambiato, tanto. Sì, mi trovo bene lo stesso. Non hai problemi. Poi è un rapporto un po' strano, però. I tuoi genitori cosa dicono? Niente, sono a favore, però. Normale che gli dispiace un po' comunque. E ascolta, tu con la tua tipa vi fate le foto su Instagram, poi le modificate. E le. No, io no, lei sì, io no, ma lei sì. Ma firma il liberatore per la privacy? Sì. Dove la firmi? No, l'ho firmata adesso al liberatorio. No, quella per le fotografie su Instagram. Ma va, secondo no Instagram mio. Ma la tua tipa sì? Sì. E se fa le foto a te, tu comunque fai la tua immagine. Mette su Instagram, no? Sicuro? T'ho detto, io sono femmina, lei maschio, abbiamo una certa privacy. Ah, è la tua ragazza? No, lei no. Lei no. La ragazza che mangia il ghiacciolo non è la sua ragazza. Donna. Ok, tu Bob invece? Io non ho Instagram, non lo uso. Non mi piace. Non te ne frega niente. Non segui le mode. È arrivato l'uomo del momento. Paolini. È arrivato l'uomo del momento. Paolini, il nostro Paolini. Va dietro, guarda Paolini. Ciao Paolini. Allora, abbiamo qua Paolini. Paolini, tu sei su Facebook? No. Magari te. Twitter invece? No, beh, vedete. Ragazzi, su Twitter va di moda l'hashtag. L'hashtag è quella. Quel asta. Cancellettino, l'asta, okay. Le due aste. Ah, il cancelletto, ma non c'ho la chiave. Ok. Allora, se noi dobbiamo mettere un hashtag per questa intervista, che parola usereste? No, magari te. No, magari no. È lì voi. Benissimo, chiudiamo la puntata. Ciao Fabio. Ciao zio. E continuiamo con il mondo dell'informatica, dei PC, di Facebook. Siamo qua in compagnia di Davide. Ciao ragazzi. Ciao Davide. È la fidanzata?
No, sono single. Ah, ecco, altrimenti dici che sarebbe stata gelosa che tu hai Facebook. Sì, o certamente. Neanche. Quanti amici hai? 700 circa. E li conosci tutti, tutti, tutti? No, ne conoscerò la metà più o meno. E come mai gli altri amici li hai aggiunti così? Per fare un numero? Ma così, come così. Per sport. Per sport, per hobby. Beh, fai selezione con le ragazze. Sì. Eh beh, certo. Beh, ascolta, grazie a Facebook, hai conosciuto qualche ragazza che poi magari sei uscito a bere un caffè, vi siete conosciuti? No, grazie a Facebook no. Niente. Grazie a Dio, pensavo che dicesse, grazie a Dio no. No, grazie a Facebook no. Meglio no. Grazie a Twitter? Non lo uso. Non lo usi. WhatsApp ce l'hai? Sì, lo uso con i miei amici per organizzare serate, eccetera. Spiegaci un pochino come funziona questo mondo, dai. Come organizzi una serata su WhatsApp? Praticamente abbiamo una chat tutti insieme, 10-15 persone, e invece di stare a mandare messaggi a ogni persona, ci scriviamo lì, così tutti leggono il messaggio e in 10 minuti ci organizziamo la serata, quello che c'è da fare. E un metodo che funziona? È un metodo che funziona molto bene, perché non devi stare a sprecare messaggi e stare a vedere che tutti aspettare che tutti ti rispondano, così lo vedono tutti, leggi anche chi l'ha visualizzato, così sai chi viene, no? Ecco, ascolta una cosa, sempre nel mondo di WhatsApp. Quando tu scrivi una persona e questa persona è online ma non ti risponde, tu cosa pensi? Penso che è una stronza, perché c'è scritto visualizzato Alle e non ti ha risposto. Quella chiudiamo così. Quando arriva la spunta. Sì, anche su Facebook adesso c'è, quindi. È vero, visualizzato Alle, uno dice stronzo perché non rispondi. Puoi più scappare ormai. Quindi possiamo dire che la tecnologia ha evoluto, ha fatto evolvere in peggio o in meglio il metodo di comunicazione tra i ragazzi? Secondo me l'ha fatto evolvere in meglio, perché in molto meno tempo si organizza molte più cose, quindi ci metti veramente poco a uscire con gli amici, a organizzare qualcosa di bello, un compleanno, eccetera. Mentre se vuoi arrivare a qualche ragazza, invece, appunto, per la famosa spunta, se non ti risponde, sì, allora la becchi subito. Sei già che sei a posto. Ecco, no. E non la devi più chiamare quella. Non hai più speranze. Dai, vabbè, speranze no, bisogna martellare un po'. Devi avere costanza, Davide. Dai. E per la terza puntata siamo qui al gioco finale e oggi abbiamo Fabio. Ciao a tutti! Fabio, allora, è un appassionato del programma, perché dopo le interviste sul sesso e sull'amore adesso è qui nella terza puntata di Ossola in Summer. Allora, ti vedo... Concentrazione. Sei concentrato? Sì, sì. Dai, allora, ripetiamo il regolamento. Allora, hai 2 minuti, ok? Per rispondere a 15 domande, però queste domande le risposte le dare sbagliate, ok? Tipo, Luca Andrea, chi è il più basso? Andrea. Ok, perfetto. Quindi, e se vinci, vinci un ingresso in piscina, ok? Va bene. Perfetto. Un minuto, Luca, stoppa il tempo così prendiamo fiato. E ripigli fiato, d'accordo? Va bene. Boom. Va bene. Tra 3, 2, 1, via. Angelina Jolie o Julia Roberts? Chi ha gli occhi azzurri? Angelina Jolie. No. Angelina Jolie o Julia Roberts? Julia Roberts. Olivo Capri, cosa sono senza nocciolo? Olive. Nacque o morì? Cosa fece Maometto alla Mecca? Morì. Branchi o polmoni? Cos'hanno le tartarughe di mare? Polmoni. Branchie. Angelina Jolie o Julia Roberts? Julia Roberts. Olivo Capri, cosa Olive. Sono? Nacque o morì? Cosa fece Maometto alla Mecca? Morì. Branchi o polmoni? Cos'hanno le tartarughe? Radici o semi? Cosa sono i ceci? Radici. CIA o FBI? Qual è la polizia federale americana? CIA. Attori o registi? I fratelli Vanzina sono famosi? Registi. Attori. Angelina Jolie o Julia Roberts? Chi ha gli occhi Angelina azzurri? Jolie. Angelina Jolie o Julia Roberts? Julia Roberts. Olivo Capri. Olive. Nacque o morì? Cosa fece Maometto alla Mecca? Branchi o polmoni? Cos'hanno le tartarughe di mare? Radici o semi? Cosa sono radici. I ceci? CIA o FBI? Qual è la polizia federale americana? CIA. Attori o registi? Fratelli Vanzina sono famosi? Attori. Cavallo o giraffe? Chi ha il collo più lungo? Cavallo. Basket o pallavolo? In quale sport si fa mura rete? Basket. Giornalista o avvocato? Che lavoro fa Superman? Avvocato. Pecore o capro? Il cashmere si ricava dalle? Capre. Pecore. Angelina Jolie o Giulia Roberts? Che ha gli occhi azzurri? Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Ma scusa un attimo, il cashmere si ricava dalle pecore. Ci sei? Sì, dalle pecore, perché la risposta è giusta. Sono andato insieme adesso, quanto mi manca? Te ne mancavano 5. È fattibile, Fabio, ce la possiamo fare. Ce la puoi fare, eh? E ti stiamo anche dando una mano col tempo, tra l'altro. Quindi, no, scusa, abbiamo fatto con tutti, quindi giusto così. Vai, pronto? Vai. Angelina Jolie o Julia Roberts? Julia Roberts. Olivo Olive. Capri. Nacque o morì? Cosa fece Maometto? Branchi o polmoni? Branchie. Radici o semi? Radici. CIA o FBI? CIA. Attori o registi? Attori.
Cavallo, giraffa, che ha il collo cavallo. Lungo. Basket o pallavolo? Basket. Giornalista o avvocato? Che lavoro fa Superman? Avvocato. Pecore o capo? Il cashmere si ricava dalle. Piscina o mare? Adesso siamo al? Mare. Costume o tuta da sci? Cosa si mette in montagna? Costume. Blackjack o calcio? Al casino si gioca a? Calcio. Siffredi o Gandolfi? Il cognome di Rocco? Gandolfi. E vai! C'è grande Fabio. Fabio, grande Fabio. Grandissimo. E chiudiamo questa terza puntata con Torre alla grande. Ciao a tutti. Benvenuto, non mi dispiace ma ci sei caduto. Ora rispondi a tutto ciò che dico. L'argomento non è importanza cosa, quando, come. Vogliamo solo fare un po' d'animazione. E quindi gioca senza paure. Insieme a loro passerete le ore. E non temere per il sole. Sono Luca Andrea, le vostre vere ascoltature. Ma dove sono? È ciò che temo. Sorridi amico, sei un Narciso Summer Domo.